Buona affluenza dei bambini dai 5 agli 11 anni che ieri, accompagnati dai propri genitori, si sono recati al Palacoscioni di Nocera Inferiore per le vaccinazioni organizzate dal Distretto 60. I vaccini saranno inoculati, ad eccezione dei giorni festivi, il martedì ed il venerdì, per tutto il tempo della campagna vaccinale. Saranno presenti i pediatri di base che hanno aderito. Una buona affluenza. Le mamme hanno capito, i genitori hanno capito che questa è una vaccinazione importante anche per i bambini, per salvaguardarli. Fra l'altro, questo farmaco per i bambini dai 5 agli 11 anni è un farmaco pediatrico appositamente formulato per questa fascia di età, assolutamente sicuro. E cerchiamo con questa vaccinazione di portare questi bambini fuori da tutte queste problematiche che loro sentono particolarmente, a prescindere anche quelle che possono essere le conseguenze fisiche della malattia, ma stanno subendo molto quelle che sono le conseguenze psichiche. Per cui cerchiamo con questa vaccinazione di uscire, superare quest'inverno e forse uscire da questa pandemia. Genitori, assolutamente iscrivetevi in piattaforma, contattate il vostro pediatra di base che ha anche la possibilità lui di iscrivere il proprio iscritto in piattaforma e in modo tale proprio da alimentare la piattaforma e poter essere convocati. Tenete presente che in questi primi due giorni noi abbiamo trovato sì e no, diciamo sul distretto 60, 150 persone soltanto iscritte in piattaforma, per cui la piattaforma deve essere alimentata e in modo tale che noi possiamo convocare almeno settimanalmente un centinaio di bambini e poter velocemente cercare di immunizzare tutti. Il vaccino che si fa è il Pfizer, la dose è un terzo rispetto alla dose dell'adulto, sono due dosi, la prima al tempo zero e la seconda dopo 21 giorni. Ai genitori dico di stare calmi, innanzitutto perché la dose è minore rispetto a quella degli adulti, poi perché tutti i dati internazionali dicono che comunque ci sono pochi effetti collaterali e quei pochi che ci sono nettamente inferiori a quegli stessi effetti che potrebbero essere dati dalla Covid sui bambini in una percentuale molto più elevata.